Il governo vara il bonus IRPEF e mette 80 euro nelle buste paga dei redditi più bassi. Direte no anche questa volta? Ma se il governo Renzi ci dice nel suo documento di programmazione che hanno aumentato le tasse per 3 miliardi di euro quest'anno, gli 80 euro sono una trovata elettorale. In realtà sono soldi che entrano dalla porta e escono dalla finestra delle case degli italiani. Ed è questo poi quello che cercheremo di mettere in evidenza pure nei prossimi giorni. Qui si sta facendo un'operazione elettorale per fregare qualche voto agli italiani, ma le tasse aumentano in quest'anno. Su questo attaccate Renzi perché temete che il Premier possa pescare nel vostro elettorato? Ma i nostri elettori non sono così cretini da farsi fregare per 80 euro in più in busta paga. Noi facciamo un'operazione di verità al di là dei voti e mettiamo in evidenza la verità. Le tasse aumenteranno nel 2014 a causa di questo governo. LK, vignettista del giorno sul blog di Beppe Grillo. Dopo i giornalisti ve la prendete anche con la satira? Ma no, ovviamente è una rubrica del blog di Beppe Grillo che mette in evidenza anche le notizie. C'è chi dice gogna. E le foto, no, assolutamente nessuna gogna, soprattutto le vignette più singolari. In questo caso si parla di voto di scambio, non di voto di scambio. Il PD ha fatto un accordo con Forza Italia per abbassare le pene per i politici che scambiano voti con la mafia, portandole a 4 anni la minima. Praticamente si permette ai politici di non essere interdetti dai pubblici uffici e non andare in galera, e questo noi non lo permettiamo.